facciamo un applauso appena riusciamo a capire che ci sei. Ci sono. Ma tu devi chiamarla? Sì, sì, poi. No, è la camera. No, chiama? Video chiama? Di qualcuno che vuole convincere qualcun altro nel diventare ad esempio vegetariano, e io non essendo vegetariano l'ho apprezzato perché l'ho vista anche come una forma di rispetto, quindi la ringrazio anche per questo. E se lei è disposta a cominciare, volevo subito farle una prima domanda che in verità è il modo in cui lei comincia il libro ed è la prima risposta alla domanda che sta sul titolo, anche se non c'è un punto interrogativo. Come mai lei è diventata vegetariana? Non possiamo dire che ha scelto di esserlo, o almeno non l'ha scelto da subito, come mai? Beh, no, io non ho scelto, sono nata vegetariana, perché quando sono nata i miei erano già diventati vegetariani. Il mio babbo era protestante, la mamma era cattolica, erano tutte e due scontenti delle loro religioni e avevano aderito a una filosofia indiana, buddista, che predica il rispetto di tutti gli esseri viventi, la teosofia, e perciò anche il vegetarianesimo. Quindi io non ho nessun merito, non ho fatto nessun sacrificio nell'essere vegetariano, anzi a me la carne mi ripugna. Anzi, infatti lei spiega che nel corso degli anni questa convinzione è solamente cresciuta. Ricordo nel libro che spiega come ad esempio l'odore del pesce, se non ricordo male, la disgusta ad un certo punto. Beh sì, ma più per ragioni non sarei a mangiare mai carne, più che per ragioni dietetiche o di gusto, perché amo gli animali e pensare alle catombe che ci sono tutti i giorni, di milioni, miliardi di animali che vengono uccisi ogni giorno, è una cosa spaventosa. Ecco, lei poco fa accennava che una scelta ideologica, direi quasi religiosa, è stata quella dei suoi genitori. È una questione di educazione e di cultura nei suoi, per quanto riguarda lei. Vista anche la sua formazione di studiosa, accennava nel libro appunto a degli spunti religiosi, ad esempio all'anima. Ci può dire cos'è per lei, che è un'atea dichiarata, l'anima, e che modo questo ci dice? Io non sono credente. Io sono un'atea, credo alla materia, credo che quello che si chiama anima sia il software che è del nostro cervello. Il nostro cervello è l'hardware e il software è l'esperienza che ci costruiamo tutti i giorni da quando si nasce fino a che si muore, e questo è che crea questo software che chiamiamo anima, che guida il nostro cervello. Il bambino neonato, quando tocca tutti gli oggetti, fa già esperimenti, cerca di coordinare i vari sensi, tatto con la vista, è uno sperimentale innato e sta costruendo il suo primo software. E questo software è quello che ci unisce agli animali o c'è dell'altro? Beh, il nostro cervello è molto più complesso degli animali e non sappiamo bene cosa sia che fa del nostro cervello quello che è, questa capacità d'astrazione che abbiamo e gli animali non hanno. Insomma, c'è un salto di umanità e non si capisce bene in cosa consiste, perché poi soprattutto mammiferi
in tutte le manifestazioni affettive sono tanto simili a noi. E però il cervello c'è questa enorme differenza. Credo sia uno dei campi di studio degli studiosi del cervello, una delle curiosità maggiori. Lei invece sfiora, anzi più che sfiora, lei approfondisce quello che è il suo campo di studio, perché soprattutto nella seconda metà del libro parte, come dicevo nell'introduzione, dall'infinitamente grande, dal Big Bang, dalla creazione dell'universo, dalle particelle della vita, insomma, dal Luca, che ha colpito questo acronimo che non conoscevo, che sarebbe il Luca? Il Luca è un acronimo, Last Ultimate Common Ancestor, cioè Darwin che lo dice, è l'ultimo comune antenato di tutti i viventi. E noi siamo tutti, abbiamo tutti la stessa origine, perché la materia di cui siamo fatti è stata costruita nelle reazioni nucleari che avvengono all'interno delle stelle, e in particolare in stelle molto più grosse del Sole, che esplodono dal fenomeno chiamato delle supernove, nel quale arricchiscono il mezzo stellare di tutti gli elementi, dall'idrogeno fino all'uranio, che sono elementi fondamentali per creare poi i pianeti e tutto ciò che sui pianeti si trova. Quindi anche noi siamo il frutto, si potrebbe dire, siamo davvero figli delle stelle. Professoressa, siamo tutti fan di Alan Sorrenti, per questo l'applauso. lei appunto parte dall'infinitamente grande. Era necessario dover raccontare queste cose così apparentemente enormi che alcuni si rifiutano anche di concepire o su cui riflettere, per arrivare a parlare di una cosa così terra terra come quello che mangiamo a tavola, per spiegare il perché lei è vegetariano? E come, scusi, non ho capito. Era necessario, come mai lei ha scelto di introdurre un argomento così vasto e così apparentemente enorme come la creazione dell'universo, il Big Bang e tutto quello che c'è stato dietro, che forse non arriveremo mai a capire in toto, per spiegare un argomento così terra terra come quello che noi mangiamo? Certo, è noi che la scienza sa spiegare e come si è formato l'universo a partire dal Big Bang, che non sappiamo se sia veramente l'inizio dell'universo, ma è l'inizio di ciò che noi possiamo osservare. E poi sappiamo, grazie a quella macchina del tempo, che è la velocità della luce, che ci consente di guardare tanto più indietro nel tempo, quanto più lontano guardiamo nello spazio, possiamo ricostruire come si è evoluto l'universo da quasi 14 miliardi di anni fa fino a oggi. E perché? Perché la luce ci porta tutte le informazioni. Per esempio, quando io guardo il sole, lo vedo come era 8 minuti fa. Quando guardo la stella più vicina, la vedo come era più di 4 anni fa. La galassia d'Andromeda, la grande galassia più vicina alla nostra, la vedo come era 2 milioni di anni fa. E la galassia più lontana che abbiamo potuto osservare si trova a 13 miliardi di anni luce, il che vuol dire che la luce ha impiegato 13 miliardi di anni a arrivare fino a noi. Quindi noi la vediamo come era 13 miliardi di anni fa. Quindi noi sappiamo ricostruire molto bene come è fatto l'universo, come è evoluto e quali erano le condizioni iniziali, appunto una zuppa di particelle elementari, altissime temperature e densità. E però non sappiamo perché l'universo è così, perché c'è l'universo. Cioè la scienza spiega il come, non spiega il perché. E proprio grazie a questo il perché si inventa le religioni, perché le religioni, Dio, è la spiegazione più comoda, ma anche molto più facile. E poi è questione di fede, non è più questione di scienza. Però noi sappiamo
E l'universo è uno spazio in continua espansione, è un po' come la zuppa di un... immaginiamo, per fare un esempio gastronomico, l'universo è come la pasta di un dolce che sotto il lievito si espande, e se nella pasta sono immerse delle noccioline, via via la pasta si gonfia, tutte le noccioline si allontanano l'una dall'altra. Così noi, dalla nostra galassia, dalla Via Lattea, vediamo tutte le altre galassie, gli altri grandi continenti di stelle, allontanarsi l'uno dall'altro, allontanarsi da noi, perché appunto la pasta, che è lo spazio, l'universo, sta continuamente espandendo. Io torno un attimo sul nostro pianeta, professoressa, per raccontare uno straccio di una testimonianza di una sua amica, Bianca, che lei ha inserito, anzi, che ha dedicato un intero capitolo. È solo uno straccio, questa sua amica si trova in un parcheggio che all'improvviso viene animato vicino a degli edifici, dei veicoli si sistemano, si posizionano, e poi da questi veicoli cominciano a scendere degli esseri viventi. Erano giovani gracili dallo sguardo dilatato, messa ancor più in risalto dal colore chiaro del mantello che riluceva al sole. Qualcuno malfermo sulle zampe indolenzite della prolungata immobilità zoppicava sbuffando. Chi tra gli animali si dimostrava recalcitrante veniva, senza riguardo, strattonato e afferrato per le orecchie, o spinto a calci in giù dalla pedana e incanalato verso la strettoia, e così, uno dopo l'altro, quei disperati venivano costretti verso l'uscita, fino al completo svuotamento del camion. Quando il portone fu spalancato per ingoiare la sua vittima, la fila incominciò lentamente ad agitarsi, turbata da un primo sparo che annunciava ai compagni la fine di chi, un istante prima ancora vivo, li aveva preceduti. Un omuncolo di occhiali scuri e un bastone appuntito iniziò a punzecchiare il sangue a sangue condannato, certi ormai della sorte che li attendeva, impauriti dall'odore del sangue e dalla paura dei compagni che via via scomparivano. Sembra una descrizione da un lager tedesco, tra l'altro questa testimonianza viene dai dintorni di San Sabra, dove c'era l'unico campo di sterminio nazista in Italia. Si tratta di una grande brutalità per gli animali che si potrebbe evitare. Mi ricordo, ho letto in un veterinario animalista di come prendono i polli, dove li ficca in queste gabbie ristrettissime, dice, li prendo come se fossero mazzi di insalata, senza nessun riguardo. Ho perso. Ci siamo. Sì, le testimonianze che riporta non sono solamente, sono anche di prima mano, ricordo. Non c'è solamente questa di questa sua amica, ci sono anche testimonianze o estratti da pareri sul vegetarianesimo di persone illustri, veramente da Platone a Plutarco, passando per Tolstoi. Ma secondo lei come mai non c'è così spazio anche nei grandi mass media, sui grandi quotidiani, per queste istanze, per questo tipo di denunce? Ci sono degli interessi anche politici o di lobby? Perché noi continuiamo a mangiare carne? Ci sono anche interessi politici o di lobby per cui intanto c'è una lunga tradizione che risale a tempi dell'età della pietra, e l'uomo mangiava quello che c'era, mangiava vegetali, mangiava animali, e poi c'è questa tradizione, l'abitudine a mangiare carne e la poca sensibilità per gli animali, una sensibilità che è andata un po' crescendo negli anni. Oggi l'uomo vive meglio, sta meglio, è più sensibile anche verso gli animali, però soprattutto verso gli animali da compagnia. I cani, i gatti sono trattati molto meglio, e quello che invece è atroce sono gli allevamenti intensivi. Credo che gli animali, una volta allevati in maniera più naturale, soffrissero molto meno. Le vacche vivevano in libertà nei prati, potevano pascolare.
poi lo ammazzavano, ma perlomeno finché viveva non viveva della loro natura. Oggi negli allevamenti intensivi questi animali non sono più animali, sono macchine da carne, sono costretti e poi a riprodursi a un ritmo accelerato, le mucche sono sfiancate, muoiono presto, vitelli allevati senza potersi muovere, imbottiti da antibiotici, carne malata, e mi immagino anche il sapore debba essere peggiorato. Penso, mi immagino, faccio il parallelo con la frutta di una volta maturata sugli alberi aveva un sapore, mentre quella d'oggi si compra al supermercato, bella, lucida, pulita, grossa, ma non sa di nulla. E quindi oltre alla atrocità di questi allevamenti, penso che anche dal punto di vista della salute, della dieta, sia peggiorata. Pensa che ai polli, alle galline ovaiole, che sono chiuse in gabbie dove si possono appena muovere, grandi come scatole da scarpe, che hanno, non possono mettere le zampe su un terreno, ma solo sulle grate, perché lo sporco va da giù e quindi hanno tutte le zampe piegate e poi sono sottoposte a ritmi innaturali di buio, luce, per farle fare più uova. E quindi anche le uova sono peggiori di quelle fatte naturalmente. Ma c'è tutta una sofferenza di questi animali che la gente ignora completamente, nessuno ci pensa, ma sono sofferenze atroci. Sì, infatti io lì volevo arrivare, per poi magari lasciare lo spazio a qualche domanda dal pubblico prima di poi passare ad argomenti più generici. E se in televisione si sentono pochi, io per la verità guardo poco la televisione, mi affido a quel poco che guarda, si sentono poco questo tipo di denunce. E spesso veramente vengono limitati a qualcosa di folcloristico, pittoresco. Quando ci sono azioni eclatanti di Greenpeace, allora sì, spuntano nei telegiornali, altrimenti non c'è spazio per questo tipo di dibattito, ripeto, sui media generalisti, lasciando stare quello che facciamo noi qui adesso. Vuol dire che ci sono anche delle lobby della carne, oltre che una questione culturale. Certo, non sono le lobby della carne, poi oltre al pregiudizio che senza carne non si possa crescere bene. Ora, io non ho mangiato carne, io sono stato un atleta di buon livello, facevo saltonato e salto a lungo a livello nazionale e non ho mai mangiato carne, ho avuto buona salute e ora ho 90 anni, sto discretamente, ma fino a 4-5 anni fa giocavo anche a pallavolo, facevo lunghe gite in bicicletta, eppure che vuol dire che anche senza carne si può crescere sani e robusti. Mi suggeriscono una domanda, com'è sta storia della patente, professoressa? Beh, la patente l'hanno messa male, non mi ha voluto fare la visita, non è che io pretendevo l'idoneità, pretendevo la visita, esatto. Mi ha detto non ho visto persone più vecchie di 80 anni, poco male, poco da un altro, comunque la patente ce l'ho fino al 28 giugno e dopo la visita, anche se la visita sarà probabilmente molto più in là, fanno una lettera per cui si può circolare lo stesso, quindi non è un problema. L'aspettiamo in gita in Sicilia allora, in macchina, professoressa. L'aspettiamo in gita in macchina qui in Sicilia allora. Bene. Vediamo se c'è qualche domanda. Giovanna sicuramente ha una domanda. Allora, io ci penso già da un po'. Mi sono chiesta come mai lei, probabilmente ci ha anche pensato, com'è che non sia diventata vegana, ma che si sia, diciamo, fermata ad essere vegetariana? Ma forse per abitudine, forse perché anch'io non sapevo
delle enormi sofferenze a cui sono sottoposti gallino maiole e le mucche. Ora, sapendolo, mangio sempre meno uova, mangio sempre più legumi e prendo le proteine da fagioli, ceci, noci e mangio sempre meno uova. Sto diventando vegana, però le sofferenze che, da cui si ricava poi il latte e l'uova, uno non ci pensa. E credo anche mangiare carne, molti non ci pensano. I bambini conoscono la carne solo sotto forma di belli involtini di plastica che si trova al supermercato, non sanno le sofferenze che ci sono dietro. Se si portasse i bambini a visitare i macelli, forse sarebbero molti e li smetterebbero di mangiare carne. A proposito di sofferenza degli animali, una cosa veramente a cui io non avevo mai pensato è, per esempio, lo stress al quale sono sottoposte le api per fare il miele. Quindi ho scoperto che un vegano non dovrebbe neanche mangiare il miele, oppure non dovrebbe indossare dei capi, sicuramente non di pelle, ma anche dei capi che sono fatti di seta, no? Perché, ecco. E quindi, per agganciarmi a quello che diceva lei, è veramente difficile pensare a queste cose. Lei ha avuto sicuramente la fortuna di avere dei genitori che le hanno, diciamo, imposto questa cosa, ma ben venga, insomma. Sì. Mentre per chi non ha questa fortuna, a meno che non ci sia appunto qualcuno come lei o come il gruppo di vegani che a Trapani finalmente, diciamo, è venuto fuori, adesso si sta compattando grazie a questi incontri che facciamo, come diceva Marco prima, anche a livello televisivo, forse solo grazie a internet riusciamo veramente a scoprire quello che c'è dietro tutto ciò. Io le raccontavo oggi che durante dopo i nostri incontri, le nostre cene, abbiamo visto dei documentari e ho visto anche della gente andare via piangendo perché non aveva assolutamente idea di quello che veramente avveniva. Abbiamo visto cosa succede nei circhi, insomma è veramente vastissimo come tanti non sanno, non ci pensano. E per esempio anche tutti i giochi dei circhi con gli animali sono tutto uno sfruttamento, uno stress a cui si sottopone gli animali, inutile, le corride, insomma c'è tanti modi di trattare gli animali in maniera davvero inumana. Le volevo chiedere un'ultima cosa io e poi lascio la parola agli altri. Mi sono sempre chiesta come ha vissuto lei nell'età proprio dell'adolescenza, quando cominciava ad andare a scuola, ecco, si sentiva un po' diversa? Riuscivano a farla sentire diversa? O lei fortunatamente ha comunque anche geneticamente preso, diciamo, dai suoi genitori questa consapevolezza? Sì, mi sentivo diversa. Infatti, quando si mangiava a scuola alle elementari, si andava col panierino con il pranzo e si meravigliavano di quello che mangiavo, ma insomma no, non ho mai risentito praticamente. Io seguitavo a mangiare che piaceva a me, e però mi dicevano quando facevo atletica, ma come, ma mangia la carne, senza carne non potrà fare buoni risultati. E a me la carne fa schifo, ma orrore, non mangiare mai. Vediamo se c'è qualche curiosità, il collega non fa conoscenza. Buonasera professore Sacca. Buonasera. Grazie per il suo impegno civile. Le volevo fare una domanda. Lei è una grande scienziata, un'animalista. Cosa ne pensa della vivisezione? Crede che debba essere completamente abolita oppure regolamentata in maniera tale che si possa ridurre il livello di sofferenza nei confronti degli animali? Dovrebbe essere ridotta al minimo. Io credo che molte volte si fa delle esperienze inutili,
e poi dovrebbe essere seriamente regolamentata, nel senso che tutti gli animali dovrebbero essere operati in anestesia totale, un animale operato solo una volta, e questi animali da esperimento farli vivere finché vivono in maniera più consona alle loro abitudini, non chiusi in gabbia, non sotto stress, ma in condizioni della loro natura. E certo l'ideale sarebbe da morirla completamente. In certi casi forse era, per esempio per il trapianto degli organi, l'esperimento era necessario, quindi o si facevano gli esseri, dei volontari che si offrivano all'esperimento, oppure l'hanno fatto gli animali. E bisognerebbe, certo, e noi per il fatto di avere un cervello più potente ci ha fatto ritenere di essere padroni del mondo e di poter fare degli animali che lo vogliamo, e invece dovremmo rispettarli molto di più. E diceva: verrà un giorno in cui l'uccisione di un animale sarà giudicata come un delitto, come l'uccisione di un uomo. Non so se si arriverà mai a vedere questo giorno, ma certo un po' più di sensibilità verso gli animali forse ora c'è, ma sempre per gli animali da compagnia, per quelli da carne ce ne monta meno di una volta. Buonasera professoressa, nel suo libro lei fa risalire il rispetto, l'attenzione dovuta agli altri esseri viventi, alla nostra comune origine, alla nostra parentela. Io le chiedo se in questo senso se possono essere delineate delle gerarchie, se dobbiamo fare maggiore attenzione a certi esseri viventi piuttosto che altri, in base ad altri criteri, per esempio la presenza di un sistema nervoso centrale, della capacità di soffrire, oppure se è dovuto indistintamente a tutti questa attenzione, questo rispetto, nella stessa misura. Grazie. Non so se ho capito bene, perché se tutti gli animali devono essere rispettati allo stesso modo? E questa è la domanda. Sì, se l'unico criterio è quello della nostra comune origine, della nostra parentela, oppure se dobbiamo prendere in considerazione altri criteri, per esempio la capacità di soffrire, quindi la presenza di un sistema nervoso centrale, e quindi stabilire, sì, anche una differenza, una gerarchia fra i vari animali in qualche modo. Avrete la capacità di soffrire che ci sia tutti gli animali, non so se sia paragonabile alla nostra, ma credo di sì. Forse manca in loro il non sapere cosa succederà, invece noi abbiamo l'immaginazione, ma certo che soprattutto mammiferi, poi mammiferi sono molto simili a noi. E la sofferenza di un mammifero, anche psichica, è forte. Altre domande? Sono sempre io, questa. Allora, le chiedevo per mail, lei gentilmente ha risposto, se una volta che appunto avevamo la possibilità di parlarle, avremmo potuto anche farle altre domande. E lei mi ha detto: fate pure tutte le domande che volete. E se, visto che non ci sono altre domande attinenti all'argomento, abbiamo sforato un attimo con la patente, le volevo chiedere, ho letto da qualche parte che lei ha intenzione il prossimo anno, per le prossime amministrative, di candidarsi e che ha preso la tessera del Partito Democrazia Atea.
No, non ho nessuna intenzione di candidarmi. Allora, forse è una notizia che risale a qualche tempo fa, su internet. No, 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 non ho avuto intenzione, anzi ho sempre detto a chi premeva per mi iscrivessi a un partito, se volevano mi prendeva pure, perché io non avevo nessuna intenzione, anche se fossi eletta, di accettare. Ecco, perché comunque da quello che vediamo, perché comunque la seguiamo tutti, lei ha un grande peso in questo paese da questo punto di vista anche. Quindi il fatto che lei comunque, pur non diciamo gettandosi in politica, lo fa comunque continuamente, perché parla di politica, giustamente. Lei ha la fortuna e la capacità di poterlo fare attraverso la televisione, attraverso internet. E quindi quello che volevo chiederle io, secondo lei, dove andremo a finire? Che cosa ci aspetta? Ma con gioia! La palla, la sfera. Vedendo il futuro. Io spero che se ne uscirà anche da questa situazione, e si è avuto periodi ben peggiori in Italia, quindi io credo che anche questa crisi economica, che è una crisi molto strana, che non sia piscione sia arrivata, perché in Europa si stava tutti tanto bene, tutti ricchi, tutti belli, beati, si consuma tutto piano, vuol dire si è vissuto tutti al di sopra delle nostre possibilità, e io penso che la crisi passerà e forse bisognerà tornare a vivere in maniera un po' più economica, tenendo presente che il primo mondo consuma l'80% delle risorse, pur rappresentando appena una piccola percentuale della popolazione della Terra. Professoressa, io so che lei non è una fan di Berlusconi. Ricordo anche degli interventi in televisione molto accesi, riproposti anche sul blog, quindi me li ricordo bene. Lei crede che ce ne siamo liberati definitivamente? Oppure è una costante dell'universo Berlusconi? È una particella insopportabile. Ma io spero che si sia stufato anche lui, e si goda le sue tante ville. Chi lo sa, non lo so. Una volta si amava Fanfani, si amava il Riecolo. Si è arresi molto e si era diventati proprio la marzelletta di tutto il mondo, con questo presidente, con questo premier impresentabile. Almeno ora ci sono delle persone, perlomeno sono presentabili. Non so se riusciranno a riportarci un po' in ballo, a risanare il paese. Non è facile dopo 20 anni di malgoverno e più, e perciò ci stanno provando, speriamo si riesca, e speriamo si metta anche più attenzione ai giovani che non hanno lavoro. C'è una forte disoccupazione giovanile, e che le università riaprono concorsi per i giovani neodottori di ricerca, perché tutti questi giovani che potrebbero essere il futuro dell'Italia e sono costretti ad andarsene all'estero, e in questo modo si impoverisce il paese, perché proprio da questi giovani laureati, dottori di ricerca, che può venire l'innovazione, quell'innovazione di cui si parla tanto e che ci dovrebbe rendere competitivi, però non costringiamoli ad andarsene. Se no è proprio un comportamento masochistico, che noi si paga per formare un ricercatore e poi quando è pronto lo si manda via.
Facciamo prima che... Dai, che lui l'ha già fatta, così poi la fa anche... Professoressa, buonasera, io sono Enzo. Buonasera. Le faccio una domanda velocissima. Secondo, mi piacerebbe avere un suo giudizio sull'importanza, parlo per parte naturalmente, sull'importanza della ricerca dal punto di vista artistico-culturale in questo paese, perché negli anni è andata abbastanza persa per una forma invece di spettacolarizzazione, no? E questo credo che abbia danneggiato molto il modo, la coscienza di cui lei parlava prima, l'anima, dal punto di vista, diciamo, personale. Quindi la ricerca culturale invece in Italia, che parlo dell'Italia, ma un pochino la storia dell'Europa, che sta andando completamente, che è completamente dimenticata, mi piacerebbe un suo parallelo fra l'importanza della ricerca scientifica e di quella appunto culturale. Grazie. Io credo ci voglia tutta la ricerca, la cultura, sia quella scientifica che l'umanista. Semmai in Italia si è sempre dato troppo peso alla cultura umanistica a scapito della scientifica, quindi un certo equilibrio è utile, ma questo non vuol dire che si debba dimenticare la cultura umanistica e il pensiero di se stessi, del futuro, di cosa siamo, di dove andiamo, di dove veniamo, che sono tanti interrogativi. E d'altra parte la cultura in Italia oggi, ci sono festival della cultura da tutte le parti, ogni paese ha il suo festival della cultura, si può dire, e sto per quanto sia, credo che qualcosa serva, qualcosa resti a tante persone che ci vanno, tanti giovani, scuole, bambini, anche nelle scuole sono portati a fare domande, a partecipare a questi festival. Quindi per quanto sia, mi pare l'importanza della cultura è sentita. E questo non vuol dire che tutti siamo conti, però c'è un continuo invito anche nell'arte, tutti questi affollamenti, tutta questa gente va a vedere i musei, non so se ci vanno perché tutti ci vanno, perché è di moda, o se ci vanno perché ti interessa davvero. Comunque anche se ci vanno perché è di moda, forse qualcosa gli resta. Grazie. Professoressa, volevo parlare nuovamente di politica. La sinistra oggi non è messa bene, anzi diciamo che è ridotta male, purtroppo. Sì. Non è neppure rappresentata in Parlamento. Volendo fare un'autocritica, quali secondo lei gli errori più gravi compiuti dagli uomini di sinistra? E come vede poi il futuro? C'è speranza? Ma io la sinistra intanto oggi è nemmeno sinistra. Primo passo... fine Italia dei Valori, senza tanti distinguo. L'importante è, vuol dire essere di sinistra, vuol dire avere un'ideologia. Oggi l'ideologia è diventata una parolaccia, ma ideologia vuol dire avere fede in qualcosa, vuol dire ideologia di sinistra, di dare a tutti uguali possibilità, soprattutto alle classi più povere, ai più diseredati, fare sì che tutti possano elevarsi culturalmente, culturalmente, economicamente. E l'ideologia è importante, perché l'ideologia che ti dà la forza di combattere per, appunto, per quello a cui credi. Se no, la politica diventa semplicemente un luogo dove si fa presto a far soldi, un comodo impiego e un magna magna, come si è visto nel caso della Lega Ladrona, altro è Roma Ladrona, Lega Ladrona, Lega Ladrona.
Dottoressa, noi chiudiamo. Se non ci sono altre domande, last minute di qualcuno che poi se ne pentirà. Sì. La ringraziamo perché è stata preziosa, gentile e chiara come eravamo sicuri che sarebbe stata. Quindi grazie ancora per averci fatto compagnia. Niente, la salutiamo, Giovanna. Sì, bene, arrivederci, buon lavoro. Ci dicevamo oggi pomeriggio che tre giorni fa è uscito in libreria un altro suo libro. Quindi non lo so, magari se più in là le va di risentirci, ne possiamo parlare anche di quest'altra sua esperienza. Va bene. Grazie infinite. Fantastico.